Salve a tutti ragazzuoli, siamo tornati su un nuovo video un po' particolare. Perché oggi è particolare? Perché finalmente ho comprato la webcam e voi finalmente vedrete io che gioco e mi vedrete proprio me che io, mentre gioco, cioè non so se mi sono spiegato. Senza perderci in chiacchiere, direi assolutamente di andare a farci una partita in singolo per vedere come va la situazione. Era un po' che non gioco, devo ammetterlo. Però mi sento che faremo delle cose grandi. Lo spero. Aspettiamo che si carica qui. Intanto voglio vedere se funziona tutto bene. Sembra di sì. Perfetto. Funziona tutto perfetto. Incredibile. Molto bene. E spero che finalmente abbiamo risolto questo rebus che riguardava la mia faccia, va? In che senso? Nel senso che voi vedevate solo video, ma non vedevate mai la mia faccia. E ora finalmente vedete anche la mia faccia. Siete contenti? Mettete un bel mi piace. Allora. Raga, io cerco di concentrarmi, Però ho fatto qualche partita, ma c'è gente che mi distrugge. Mi distrugge proprio tanto. Cioè, a editare non è che sono male, però il problema è che certe volte sbaglio e potrebbe essere anche normale, va. Comunque, cominciamo. Io direi di andare proprio a Pantano Palpitante, ma è un po' lontano dalla zona dove fightano, però ci proviamo. Voglio anche ricordare, che vi ho detto svariate volte, che internet non è delle migliori, però nonostante tutto voglio registrare che faccio qualche torneo. E non so quando lo farò, ma molto presto deciderò appunto di cominciare a fare delle, non dico live, ma registrare dei tornei interi. Se per caso vedete che non ho cuffie, non vi preoccupate, perché c'ho un buon orecchio e c'ho anche il microfono. Tada, ecco qua. Facciamo così, fatemi giocare. Se no mi fanno male qua. Fanno male di brutto. Perciò state calmi. Tanto mi comincio a fare già un po' di shieldone. Che ci vuole, secondo me. Ogni tanto si buggano i rumori. Niente di che. Questo niente di che mi fa venire in mente quando ho registrato GTA 3 è successa quella cosa, quel bug, non so se l'avete visto, andatelo a vedere. Non mi ricordo se era GTA 3 episodio 10 mi pare. Eccone uno. Aspetta. Questo dai, un attimo solo che ogni tanto si inceppa ogni tanto questo cazzo di cose qua. Mannaggia, non mi fa dire parolacce, non ti facciamo conoscere. Raga. Per ora si è inceppato, vabbè. Praticamente non mi si abbassa, vabbè, ma non è un problema. Risolveremo questo bug. Bug della tastiera, molto, questo è molto carino. Se perdo, perché capita che perdo, continuiamo, cioè non ce ne frega. L'importante è che
vi porto un po' di intrattenimento e che vi faccio anche vedere la mia faccia, perché da tutto il tempo che ho cominciato a fare video non ve l'ho fatta mai vedere. Oggi che non mi ricordo neanche che giorno è, ho deciso di vabbè, adesso mi compro la webcam e faccio quello che devo fare, va. Spero che ne siate contenti, che ho fatto un passo in avanti. Se siete contenti me lo potete anche dire con un bel like, io ve lo dico sempre, mettete questo like. Se mettete like mi supportate. Perciò, se non mettete like, come dice Lino Benfi, mortoschi vostri, me li dovete mettere. Se no vi spezzo la luce del capocollo e mi metto l'intestino a tracollo, vabbè? Che poi questo tizio mi faceva un po' pensare che fosse un bot, perché semplicemente stava lì ad aspettare e io l'ho proprio praticamente squagliato. Devo imparare parecchie cose, non è che io sono ninja, non sono per niente ninja. E c'è un certo Christian, che lo saluto, ciao Christian, che sicuramente saprà che io non sono per niente ninja. Quindi non vi fissate tanto. Per chi pensa che io magari sia veramente ninja, che sia forte, sono tutte cazzate. Quindi non vi fidate. Come mi vedete, sì, gli ho fatto quel colpo, ma come sei pro? Molto presto ve ne accorgerete che troverò uno molto più forte di me che mi distruggerà. Sì, ho vinto qualche partita, però niente di più. Non è che ho fatto 10 kill, 12 kill, più di farmi quel 3-4 kill non riesco. La novità che vi volevo far vedere sono queste, le macchine. Questo sta diventando Need for Speed Fortnite, questo è diventato per me, con questi motori ruggenti. Hai capito Fortnite come si sta aggiornando? Dai carrelli della spesa si passa ai bolidi. Incredibile questo Fortnite. Allora, vi volevo dire un'altra cosa. Se state seguendo i miei video, penso di no, anche perché non ne sto facendo tanti, noterete che stavo cominciando Need for Speed Most Wanted, ovviamente quello là vecchio, 2006, e praticamente ho dovuto disinstallare il gioco per dei problemi, come Just Case 1, che a me è una bella serie. Non è detto che in secondo momento non la ricomincerò, ma devo trovare un link che non sia buggato, perché non lo so, c'era troppo buggato quel Just Case, come infatti mi dava problemi nei salvataggi. Farvi capire, per ora la serie è momentaneamente sospesa, mentre Need for Speed forse lo comincerò, se tutto va bene, la settimana prossima, che ho trovato il link buono, il link giusto anche di quello, perché anche quello dava problemi. Trovate il link e siamo tranquilli. Per fortuna non avevo fatto tanto, quindi non ho perso tanto lavoro da fare. Stavo facendo giusto la blacklist 11, mi sembra, 11, non mi ricordo. Però per dirvi, è una serie che a me piace ed è una serie che vi voglio portare sul mio canale. Cioè proprio tutti i Need for Speed voglio portare sul canale. Quindi, non vi preoccupate.
qua ormai. Cioè, da quanto tempo stiamo spaccando legno? Guarda, c'è 905 di legno, cioè già da questo si può capire che qua la gente scarseggia. Ma mi arriva una cecchinata e io devo riaggiungere il video. Sicuramente. Almeno facciamo un po' di intrattenimento così. Non mi pare? Mi pare, ci vedo dopo. Mi pare. Ovviamente, se non ve l'ho mai detto, io sono di Napoli, precisamente Torre del Greco. Dove c'è stato mare, c'è sta tutto, c'è stato mare, un sole. Eh sì, Napoli è bella. Poi c'è sta la pizza, che è la cosa più splendida che l'essere umano potesse inventare, la pizza. Vorrei tanto beccare qualcuno, ma non lo becco. Sapete perché? Perché voglio finire questo video presto. Perché se becco un nemico, secondo me là ci rimango, eh. Sì, quando vengono queste mitragliette è sempre un po' una preoccupazione. Sì, perché poi i controller player non fanno altro che avvicinarsi a te, spammarti con la mitraglietta e tu non ci capisci nada. La safe si chiude proprio qua. Sento un elicottero che non so se attaccarlo oppure aspettare. Penso che prenderò una bella macchina. Questa non la posso, cioè non capisco raga, certe volte non la posso prendere la macchina. Visto che non la posso prendere, faccio un po' di ferro e apparentemente sembra poco, ma non lo è. Anche uno con la barca, uno con l'elicottero e stiamo a posto, siamo tutti perfetti e tranquilli qua. Ma arriva qua la linea, ma arriva Ninja con l'aereo e mi sfonda. E secondo me, come giusto che sia, visto uno. Ci devi riuscire a sta casa, no? Devi uscire. Non ti pare? Dai, esci. Io qua t'aspetto, addirittura qua, da qui non mi muovo. Ma questo è un pezzo di merda, eh. Non dovrei stare fermo così, perché qualcuno da dietro mi potrebbe cecchinare, proprio instant. Però voglio vedere un attimo questo che vuole fare. Pezzo di merda. No, che è? Questo è un pezzo di merda, eh.
Dai! Ma questo c'è! Non lo capisco questo, eh! Non è che puoi stare lì a spararmi sempre se scorreggi addosso, eh! Mannaggia, oh! Tanto se ti finiscono poi ti do io, eh. Mannaggia. Sono un po' nella... Lì c'è un falò. Sarebbe buono se me lo riesco a fare. Oppure sarebbe buono se io crepo e finisce lì, tranquilli. Tua cura, muoviti. Mannaggia, c'ha la miseria, tutti con me ce l'hanno. Questa cosa non l'ho capita, sai? Sto mi sfonda, raga, già lo so. No! Sono i mortacci tua! Mannaggia! Peccato! Ci ha portato un altro, no? Preparati! Preparati a fare schifo! Perché tu questo fai! Io questo faccio! Schifo! Va bene, dai! Era bravo! Era bravo perché mi ha praticamente assediato, mi ha fatto capire niente. Vabbè, però ci sta, va bene così. Andrebbe bene così, però vabbè. Non ci fate caso se ho la finestra chiusa. E... giustamente, cioè, questo microfono è strano, sapete perché? Perché se io parlo si sente piano piano, poi fuori si sentono tutte le voci, si sente pure l'uccellino che fa più. Sente tutto. Vabbè, che ve lo dico a fare. Ma ninja, detto fuori! Non sono neanche il pelo di te fuori. Eppure imparerò. Non niente manco io, però lo faccio e basta. Andiamo, buttiamoci come va, vai. Ce ne frega proprio, vai. Così, veloci veloci. Il ping comincia a salire ovviamente, perché mo c'è anche il ping in zona. Stanno mettendo la fibra. Sì, non ce l'ho ancora. Spero che quando ci sarà la fibra riesco a registrare live, perché è quello che io voglio fare. Io a quel punto a fare le live. Perché penso di poter intrattenere abbastanza. Se mi daranno la possibilità.
vi ho detto che come lavoro io faccio il meccanico. Sì, meccanico youtuber, sì. È una cosa che non si associa. Non è, secondo me, associabile, però secondo me va bene così. Che poi da premettere, io ho un handicap che è la tastiera. Perché guarda, io faccio capire, raga, non si abbassa. CTRL, ma non si abbassa. Mannaggia ste tastiere di merda, oh. Non lo dico a fa. Sono disabilitato. Spero di non aver fatto niente di. No. Bene. Raga. Cioè non si può. Io ho un'altra tastiera, chiariamo. Però non lo so, questa, che non è la meccanica, non so se la vedete. Non è la meccanica. Non ci fate caso che ci sono i tasti che mancano. Questa è una tastiera che io c'avevo da tanto tempo. E io mi trovo molto bene a giocare con questa, mentre quella la meccanica ha qualche difficoltà a costruire. Questa non è perché non ce l'ho la tastiera, ce l'ho. C'è una tastiera che si chiama Mamma Design, si chiama. E niente. In futuro comprerò qualcosa di meglio, perché sta Mamma Design, secondo me deve fare solo i mobili. Perché riguardo alle tastiere, giusto il design è copiato da un'altra tastiera che io avevo, quella era abbastanza buona. Infatti mi è stata consigliata da un mio amico che mi ha fatto anche il suo computer. E non so se tu guarda adesso video perché The Fortnite non ti piace. Lo ringrazio ancora per avermi fatto prendere quella tastiera che io ho rovinato, chiariamoci. Io l'ho rovinata perché gli davi cazzotti, gli davo. Sembrava la tastiera di Mike Tyson, gli davi cazzotti e tutta forza. E comunque era una bella tastiera, se non la rovinavo non so quanto durava. Durava sicuramente tanto, però il problema è che quando ti innervosisci. Io sono un tipo che quando mi innervosisco facile. Sui giochi mi innervosisco veramente facile. Soprattutto quando crepo, come sono crepato prima. Non è facile quando succedono ste cose. Dio, vedo un attimo. Stavo guardando un attimo se andava tutto bene su OBS, perché certe volte sto OBS si ferma da solo. Non so se è capitato pure a voi sta cosa. Se lo sapete, fatemi sapere come avete risolto eventualmente, se ci siete riusciti. E adesso luto un po' e poi cerco di andare a trovare nemici. Sento una cassa rara. Molto bene, molto bene. Riuscire un bel pompa blu. Viola. Quello là, il tattico viola proprio. Facciamo faville col tattico viola. Sì. Caccia, che devo fare con sto caccia? Me lo spieghi? È un caccia, no? È un fucile da caccia. Cioè, manco il 5 funziona, raga. Manco il 5 funziona. Devo switchare con l'urido di Gesù. Ecco. Scusami, ma mi fa innervosire quando è così. Non vi dico che vi faccio vedere, che lo faccio volare la tastiera, che la faccio volare, ma stiamo a tre quarti secondo me, eh. Vabbè. Questo è quello che ci passa per il convento. E si diceva così, ecco. Io lo sapevo che dovevano spuntare quelli là. Perché non bastava la tastiera che non funziona e rompe le scatole. Devono arrivare pure i piccioncini qua. Io li chiamo i piccioncini di Fortnite. Che devono rompere le scatole sempre a me. Metto proprio la corsa automatica. Almeno questa funziona. Su sta tastiera funziona la corsa automatica. Andiamo al Parco Pacifico. Ci devo passare per Parco Pacifico per forza. Perché la safe passa da qua e io devo passare per forza. Gente che si ammazza. A me mi fa piacere di andare a morire.
la prendo anch'io, va. La Need for Speed qua, Fortnite. Me la prendo anche io. E cambia sta marcia. Manco le cambia, cioè manco la marcia automatica che c'ha. Che è successo? Non ho capito niente, però visto solo che sembrava Burnout Paradise e vabbè, abbiamo capito, va bene così, siamo arrivati in safe. Così di sapere quello con la macchina dove sta. Dove si è venuto praticamente a buttare addosso, manco sembrava la cosa là. L'ISIS. Non so cosa avrà visto su di me che mi voleva praticamente far volare. Zanzare, via zanzare, lasciatemi giocare. Un po', raga. Oh. Vaffanculo! Ma dai! Ma che senso ha? Mannaggio! Raga, proprio perché sono io faccio l'ultima. Mannaggia. Non riesco. Forse faccio anche atterraggi sbagliati, perché poi trovo gente forte. Se io atterrassi prima, secondo me potrei beccare qualcuno al mio livello. Cioè, non dico... Ma al mio livello chi è? Cioè, io sono scarso. Chi c'è al mio livello? Nessuno. Perciò. Che è 2-2-2? Ma è strano sto gioco, io non lo so, mannaggia, mi fa proprio innervosire sto gioco a me. Io prenderei proprio, non so neanche io cosa prenderei, gliela spaccherei proprio in testa. Al creatore di Fortnite, ai creatori di Fortnite, perché non è uno solo che ha fatto sto gioco. Sto gioco dei muli. Non può essere. Vabbè, facciamoci l'ultima partita di questa sclera con Carmine 551. La chiameremo sclera con Carmine 551. Vabbè. Non ci posso credere. Perché crepo sempre così male? Malissimo. Stavolta senza esitazioni. Cioè prima mi sono buttato bene, però mi sono buttato un po' dove non c'era nessuno praticamente, e questo forse era sbagliato, perché se tu dirai vabbè, ma se tu ti metti in un posto dove non c'è gente, prima farmi, ti fai qualcosa e poi vai a combattere, sì, io sono d'accordissimo, però secondo me fai dare all'inizio, cioè, è molto meglio. Perché comunque anche loro sono senza materiale, non mi sbaglio. Penso proprio che anche loro sono senza materiale. Non solo io. Ma comunque. Uno sniper. Onestamente non mi interessa. C'ho già tanta roba in uno. Ecco già qualcuno che rompe. Sfondato e se n'è andato. Battere, ma non mi interessa proprio, onestamente. Ti ho fatto vedere che se fai lo scemo con me ci finisci male.
se è vero, avrai il resto, come si dice qua, il resto. Tengo ora qua. Ma mi uccide, raga, eh. Lo sento, raga, mi sfonda. Anzi, forse se ne sta andando, eh. Non vorrei crederlo, ma secondo me se ne sta andando. Sì, sì, continua a galleggiare su Froschi Fumaioli qua. C'è un altro. Così, devo migliorare su ste cose, cioè girarmi e sparare devo migliorare veramente tanto, Maccio. Una soddisfazione e poi dopo ho sclero. Beh, sclero non ho sclerato tanto, A parte la tastiera. A parte la tastiera che dà un po' fastidio, però. Vabbè, oh. Che mi posso dire? È stata una bella avventura, dai.